Ragazzi, qui tocca stare veramente molto, ma molto, ma molto attenti, perché se alla fine si va a concretizzare una roba del genere, a me stupirebbe veramente fino a una certa se Chiné decidesse di sua sponte di aprire un'ennesima inchiesta nei confronti della Juventus. Io qui avviso tutti quanti, avviso Giuntoli di stare potenzialmente attento a questa roba, perché tra una roba e l'altra si rischia che se nel giro di 3 mesi, dai, anche se in prestito, per l'amor di Dio, ma una roba come quattro giocatori al Frosinone, qui tutti i presupposti di un ennesimo campionato falsato, perché addirittura magari metà della rosa titolare, dell'undici titolare del Frosinone e di provenienza della Juventus, cioè ci sono tutti, lo sappiamo benissimo tutti quanti. D'altronde siamo appena reduci da una penalità che vede la Juventus fondamentalmente unica artefice di plusvalenze, no? Un pochino così, plusvalenze fatte con diversi club in giro per l'Italia, ma puntualmente è l'unica che paga le conseguenze. Quindi no, non mi stupirebbe veramente di nulla se così, dai anche Huijsen al Frosinone, eccoci qua. Ci ritroviamo con un altro, boh, meno 5, meno 6, meno 7, perché d'altronde è slealtà sportiva che magari viene buttata in mezzo così per stare dalla parte del sicuro e tacchete. E tac, un sistema, perché tanto poi sono in grado, no, di vendercele in questo modo, si crea un sistema un pochino particolare. No, 6 punti di penalità. Perché poi, a parte le battute, un'altra notizia di mercato può essere appunto questa qui, perché stando a ciò che hanno riportato Romeo Agresti e Giovanni Albanese in concomitanza, e probabilmente un pochino come Fabrizio Romano, se a un paio di settimane dall'inizio del calciomercato è arrivata questa voce, evidentemente perché i presupposti affinché si realizzi ci sono a tutti gli effetti, si parla di un Frosinone abbastanza interessato a De Nuijsen e una possibilità da parte della Juventus di accettare questo prestito, perché intanto è sempre giustissimo mettere le mani avanti e specificando questa cosa, perché già ieri, quando magari ho riportato la notizia su Instagram, diversi hanno detto: beh, spero però in prestito secco. Assolutamente sì, in prestito secco, un pochino come sta accadendo con Sulé, con Barrene Cea e con Caio Giorgi. Certo, sarebbe un prestito per un periodo inferiore rispetto a quello degli altri due, degli altri tre, pardon, perché i primi tre stanno in prestito per un'intera stagione, mentre invece evidentemente Huijsen solamente per 6 mesi o i mesi che servono per finire la stagione, poi puntualmente al 1º luglio pure lui tornerebbe, pardon, più che tornerà, tornerebbe regolarmente alla Continascia assieme a tutti gli altri. E io sinceramente, da questo punto di vista, ho ben poco da dire, tranne una cosa. Prego, anche prima di subito, vedendo come sta lavorando Di Francesco al Frosinone e come sta valorizzando diversi ragazzi, dove noi magari anche giustamente poniamo l'attenzione soprattutto a quelli di proprietà della Juventus, uno su tutti sta spiccando il lavoro che Di Francesco sta facendo con Sulé, ma in linea di massima anche proprio per quanto riguarda tutta la restante rosa del Frosinone, che obiettivamente no, nessuno probabilmente avrebbe dato un euro nel vedere a fine dicembre il Frosinone in quella posizione di classifica. Per come si era presentata ai nastri di partenza, sembrava quella squadra che, cioè, se ti andava a fare 10 punti in tutta la stagione, a momenti era oro che colava. Una squadra che non sembrava minimamente pronta ad una competizione come la Serie A. Mentre invece, con gli innesti giusti, come possono essere i giocatori presi in prestito dalla Juventus, magari Khedira ed altri elementi, puntellando la rosa senza particolare budget, ma con del raziocinio e con la consapevolezza di avere un allenatore in grado di saper valorizzare i giocatori a disposizione, i risultati penso si stiano vedendo, che è lì lì che se la gioca per la parte sinistra della classifica e se magari, perché no, roba che se intavolano 2 o 3 vittorie consecutive, c'è modi anche che se la vadano a giocare per la zona Europa, cosa utopistica, per l'amor di Dio. A fine stagione, però, al momento la classifica racconta questo, e ma a maggior ragione poi,
vedendo quello che è stato il minutaggio di un giocatore come Huijsen in questa stagione, parlando ovviamente di Serie A, perché poi potremmo, no, andare a vedere anche quello che è il minutaggio includendo anche la Serie C, ma obiettivamente non penso che sia la cosa giusta da fare nel momento in cui è un giocatore a tutti gli effetti promosso, nella prima squadra della Juventus. L'idea di vederlo per 6 mesi al Frosinone, dove presumibilmente sarebbe titolare, dove presumibilmente avrebbe la possibilità di giocare con continuità, di crescere e allo stesso tempo anche di dar dimostrazione che magari la Juventus si è sbagliata a concedergli solo ed esclusivamente 12 minuti nella prima parte di stagione, e beh, non può che essere un grande sì dal mio punto di vista, tanto purtroppo parliamoci chiaro. Se con Alexandro e Danilo infortunati, eppure per diverso tempo, tra le altre cose, nonostante tutto ciò, il giocatore ha collezionato letteralmente 12 minuti a San Siro contro il Milan, è difficile pensare, no, che da qui a maggio, giugno, riuscirebbe ad ottenere, no, 400, 500, 600, 700 minuti con la prima squadra della Juventus. Se d'altro canto invece c'è un club disposto di fatto a concedergli quel minutaggio in 5-6 partite da titolare, perché non farlo? A maggior ragione poi appunto se vai in un club dove con i giovani stanno lavorando e soprattutto stanno lavorando bene, che è la cosa più importante, e soprattutto quella lì, a differenza, no, magari di quello che sta accadendo con Ranocchi e quant'altro, e magari la Juventus stessa ha delle garanzie attorno al possibile minutaggio che andrebbe ad avere Ildiz, non, perdon, Ildiz, Huijsen, qualora questa trattativa dovesse a tutti gli effetti avvenire, a quel punto dici perché no? Perché no? Così almeno a giugno, luglio ti ritroveresti un giocatore sicuramente più pronto, un giocatore che comunque sarà estremamente giovane, perché pur sempre è doveroso ricordare che si parla di un classe 2005, e sai, se magari dovessero cambiare certe cose, a livello, non lo so, di allenatore, sicuramente ci potrebbero essere degli sviluppi attorno alla rosa, perché ad esempio una delle ultime notizie che ci sta giungendo sotto questo punto di vista è che veramente questa qui sarà l'ultima stagione per un giocatore come Alexandro. Vien da sé che già a partire dalla prossima stagione si potrà iniziare a ragionare anche diversamente, proprio per quanto riguarda Huijsen, dove va benissimo, anche qui la Juventus ha dimostrato di puntare sul ragazzo, no? Vedendo semplicemente quello che è stato il percorso nelle giovanili della Juventus dopo che è stato preso dal Malaga, se non sbaglio, il passaggio poi quasi immediato dall'Under 19 all'Under 23, con molta stima da parte di Allegri, anche per quanto riguarda la prima squadra, l'amichevole che c'era stata durante il Mondiale verso Capodanno, più che durante il Mondiale, verso Capodanno, a pochi giorni dalla ripresa delle competizioni nazionali ed internazionali legate ai club, poi anche il passaggio in prima squadra, poi evidentemente per una serie di motivazioni che possono essere l'affidabilità, secondo il punto di vista dell'allenatore, la preparazione riguardo determinati compiti che verrebbero chiesti o che vengono chiesti ai difensori centrali. Ildiz, vuoi o non vuoi, non è riuscito ad ottenere quel minutaggio che probabilmente qualcuno, compreso il sottoscritto, non lo nego, pensava sarebbe riuscito, vuoi o non vuoi, a ottenere, vedendo anche quelle che sono le qualità del ragazzo, anche perché è ovvio, non puoi giudicarlo per i 12 minuti a San Siro contro il Milan, ma anche lì, vedendo il contesto contro chi ha esordito e tutto quanto, la sua prima azione in Serie A è stato un anticipo su un giocatore come Leao. Poi ha vinto anche uno scontro fisico contro Kalulu, se non ricordo male, che è un giocatore dal punto di vista fisico anche discretamente piazzato, mi sento di dire.
però magari non è stato ritenuto pronto per un minutaggio differente, per magari qualche partita da titolare, e appunto, se tutto questo non è accaduto con due centrali fuori, ora che pure quei centrali sono tornati a disposizione, figuriamoci. Quindi per me l'idea di Huijsen in prestito per 6 mesi, a maggior ragione poi al Frosinone che sta dimostrando di fare un lavoro molto importante, è un grandissimo sì. Speriamo solamente non comporti qualche, no, possibile inchiesta da parte di chi ne è quant'altro. Ovviamente sono battute, ma mai dire mai, perché bisogna sempre stare pronti a tutto, vedendo quello che gli eventi recenti ci hanno indirettamente insegnato. Però di fatto questo è. Voi magari fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento. Io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!